Perché ho queste due bottiglie di Gros Bo Barbarà qui con me? Perché sono un ottimo esempio di quale sia la grandiosa magia del vino. Gros Bo Barbarà è un produttore a Saint-Pourçain, piccola denominazione a nord dell'Auvergne, già nel bacino fluviale della Loira, quindi siamo in Alta Loira. Denis Barbarà coltiva Gamay, Pinot Nero e Chardonnay. Con il suo Gamay dà vita a una delle cuvée più di successo tra i vini della selezione Metteri. Brut Zero, un metodo classico, un metodo Champenoise. Caratteristica di questo vino è che è un metodo classico Blanc de Noir di uve Gamay. Abbastanza insolito, vero? Con lo stesso Gamay produce anche in blend con Pinot Nero un altro vino che Metteri distribuisce con grande successo, che si chiama La Chambre d'Edouard, che è un vino molto fine, molto elegante e che evidenzia fortemente il potenziale del territorio di Saint-Pourçain. Ma non è di questo vino che voglio parlarvi oggi, ma voglio parlarvi del fatto che nelle annate migliori, come la 2018, Denis Barbarà, dalle stesse uve dello stesso vigneto, produce, vinificando in bianco la base spumante per Brut Zero e vinificando in rosso una cuvée di solo Gamay che si chiama Le Fernaux. All'interno della stessa bottiglia abbiamo la stessa uva che per mezzo della mano dell'uomo viene trasformata in due materie molto diverse. Uno spumante Blanc de Noir da uve Gamay, metodo classico. E un vino rosso da uve Gamay che è un vino rosso a tutti gli effetti. Avete mai bevuto un metodo classico Blanc de Noir da uve Gamay? Nemmeno io l'avevo bevuto finché non ho incontrato Denis Barbarà e sono rimasto veramente stupito delle potenzialità del vitigno in questo tipo di espressione che per la mia esperienza è sconosciuta o praticamente pochissimo praticata. Questa, vedete, è una delle magie del vino. Questi sono due prodotti che, attraverso la mano dell'uomo, partendo dalla stessa uva, sono due prodotti completamente diversi. Cin.